Mario Mantovani di Roy, in ecco organizzazione e la sua. Grazie a tutti per questa opportunità che ci viene data anche a nome del Presidente di noi, Fabrizio Cremonesi. Più che altro oggi è un intervento con Alessandro, la rete civica di San Donato, una rete che dal 96 fa informazione. Ecco, quello che voglio dire oggi è che innanzitutto è brutto parlare di quelli che non ci sono, ma io penso che il grande assente di oggi sia proprio il sindaco. Per quanto mi riguarda, io identifico ogni amministrazione col sindaco. Quello che mi viene da dire è: Francesco Sueri, dove sei? Negli ultimi anni San Donato è sempre stato un qualcosa da svendere e da far venire dopo gli interessi di altri. Quella lettera che ha scritto il sindaco e che penso l'assessore Mistretta abbia stampato in mano non solo viene troppo tardi, ma viene dopo che è stata fatta carne di porco di questa città per settimane. A comprarmi gazzetta, a comprarmi qualcosa, c'era sempre scritto che altri avevano deciso cosa fare su San Donato. È ora di riportare San Donato al centro se vogliamo far capire che San Donato è solo un pezzo di un disegno più grande e, come ha detto Pola Paoli, come ha detto Falbo, prendono San Donato per fare altro. Noi con Alexandro vogliamo portare proposte, non solo andare a dire quello che non va. Alexandro ha sempre fatto informazione. Noi abbiamo deciso col Presidente Cremonesi di andare da ogni consigliere comunale e da ogni assessore e porgli la domanda: quando arriverà in consiglio la delibera sullo stadio, voterai sì o voterai no? È finito il tempo del retroscena, è finito il tempo, forse mi ha detto, forse sì, forse no. Il metodo anglosassone è: i retroscena non esistono, uscirà fuori un documento dove dirà tu voti questo, tu non voti questo. Questo noi sappiamo fare e questo faremo. Un'altra cosa, in questi giorni, e non vorrei essere preso per uno che esagera, ho riprovato a rileggere alcune pagine di un'autrice secondo me stupenda, Hannah Arendt, che nella nascita dei totalitarismi racconta una cosa, racconta e dice: il totalitarismo nasce non quando vi tolgono un diritto. Cioè, noi potremmo anche dire: non contate nulla, ci hanno eletto 11 mesi fa. Ah, tra l'altro, alzi la mano chi credeva dopo 11 mesi di essere qui a combattere ancora davanti al municipio. Noi lo credevamo e abbiamo mandato anche una PEC dove abbiamo chiesto la partecipazione che tu hai detto, sindaco e maggioranza attuale, che prima era solo in campagna elettorale. La partecipazione si fa, e la partecipazione è diversa dalla rendicontazione. La partecipazione si fa sedendosi, e la partecipazione non si fa dicendo abbiamo deciso e ve lo veniamo a dire. Rendicontazione non è partecipazione. Tornando al discorso di Hannah Arendt, voglio dirvi questo. Hannah Arendt diceva: il totalitarismo nasce quando tutto un ambiente nel quale si è inseriti cambia. Noi sappiamo che a San Donato, come in tutta Italia, vota il 50% dei cittadini. Quindi vuol dire che quando uno ti dice io sono il sindaco di quella comunità, è stato votato su 10 persone, al massimo da 3 persone. Se noi vogliamo calpestare la democrazia e quello che rimane, possiamo dire: hai avuto il voto e decidi tu. Noi come Alexandro diciamo: vi verremo a chiedere che cosa volete fare, ma sospendete fino a settembre ogni idea sullo stadio. Sospendetelo, perché siamo stufi di dover combattere ad agosto per una cosa che non vogliamo, e soprattutto sospendetela perché nella democrazia attuale la gamba della partecipazione, una volta tolta, il tavolino cade.